Ed ecco la 4% nuoto. Siamo onorevolmente finalisti. Il nostro bottino di medaglie in tutti gli sport non è stato esaltante. Ragionando, si arriva giustamente a dire che in Italia gli fuori classe, i mostri, come abbiamo detto, e forse non ripeteremo più questo termine, ma è necessario farlo perché ha dominato la definizione di più grossi atleti di questa Olimpiade. I mostri sono pochi ed è confortante invece avere tanti onesti e più che onesti piazzamenti, a dimostrazione che la massa cui lo sport deve essere dedicato, no? Crediamo, cresce di qualità e che questa qualità media in crescendo dimostra a sua volta che la quantità dei praticanti è anch'essa in aumento. Ma ci si arriva solo con un ragionamento avete sentito anche piuttosto contorto. Il pubblico parla di Olimpiade un po' deludente per gli azzurri, il discorso è generale, non rivolto al nuoto in cui tra l'altro tutto è stato guadagnato. Si afferma che importante è salvaguardare la concezione umana nell'atleta, l'uomo e la donna dentro l'atleta, il senso di umanità. Ma intanto la massa dice: vogliamo vedere delle medaglie, più medaglie. Un campione olimpico che scende dal podio con la medaglia e non ha più altro da dire nella vita e poi affoga nell'esistenza è però un uomo o una donna che in fondo hanno sbagliato. Lo sguardo svanito degli ex campioni che non si inseriscono poi nell'attività post sportiva è molto triste. È uno sguardo sempre rivolto indietro, sempre rivolto a un podio su cui è difficile salire un'altra volta. È un problema da affrontare. Ma come dire, come presentare questo problema senza risolverlo a dei giovanotti e delle ragazze che hanno sacrificato e sacrificano mesi o anni di studio e lavoro per lo sport? E chi non sacrifica tutto per allenarsi non diventa un campione, nemmeno riesce a partecipare a queste gare. E non trascina la folla, la setata di spettacolo, non diciamo all'entusiasmo ma nemmeno all'interesse. L'Olimpiade è veramente uno dei più grossi spettacoli del mondo, con i pregi e i difetti di questa condizione. Sarà bene, sarà male, c'è da discuterne. La realtà è che è così. Gli obiettivi delle telecamere, delle cineprese, seguono i primi, massimo i secondi e i terzi, gli altri di sfuggita, riconoscibili sugli schermi solo dagli amici. E pensare che per entrare in finale occorre dedicare una vita sportiva. Ecco lo show della staffetta americana con tutti i fuoriclasse delle gare individuali schierati in campo. L'Olimpiade esalta, ma sembra una cosa quasi irraggiungibile. Sembrano delle persone di un altro pianeta. Quel senso umano che dicevamo prima, che si ricerca nell'uomo e nella donna, anche se atleta di grandissima classe, appare piuttosto lontano. E bisogna leggere sui giornali o sentire nelle interviste del giorno dopo quello che dicono gli atleti, gli allenatori, cosa si pensa nell'ambiente per dare, con tanti piccoli episodi, con tante piccole indiscrezioni, pettegolezzi, una dimensione umana a queste macchine dello sport spettacolo.